Adesso andiamo ad esplorare il menu sistema. Qui all'interno troviamo un menu, un sottomenu che possiamo andare a verificare. Il menu partizioni, dove possiamo andare a dare i nomi delle partizioni. Questi nomi delle partizioni li ritroveremo sia sull'app che sulla tastiera. Quindi, ad esempio, possiamo mettere casa, possiamo mettere cantina, possiamo mettere garage. E possiamo mettere esterno o giardino. Se utilizziamo tutte e quattro le partizioni. Ricordiamoci sempre che per trasferire le impostazioni alla centrale dobbiamo cliccare su scrivi impostazioni. In tempi possiamo impostare i ritardi di uscita delle singole partizioni e quindi quanto tempo vogliamo dare all'utente per abbandonare la zona protetta dopo che ha messo i codici o attivato il sistema. Mentre in impostazioni dispositivi troviamo un'altra cosa molto importante, che è il tempo di sincronizzazione. Spendo qualche minuto su questa impostazione perché il tempo di sincronizzazione automatico in Italia è possibile solamente con l'operatore Wind, mentre con tutti gli altri operatori dobbiamo utilizzare il tempo di sincronizzazione da loop SMS. In questo caso, messo il tempo di sincronizzazione da loop SMS su ON, dobbiamo inserire il numero di telefono della scheda telefonica che abbiamo messo all'interno della nostra centrale e decidere ogni quanti giorni il sistema si dovrà mandare un SMS per sincronizzare la data ora. Ovviamente, se abbiamo tanti SMS gratuiti, possiamo anche mettere una frequenza di sincronizzazione di una volta al giorno. In questo modo, al cambio ora, la centrale si sincronizzerà subito, rapidamente. Oppure, banalmente, può essere anche sufficiente un messaggio ogni 7 giorni, in modo che ogni settimana la centrale si risincronizza e aggiorna la data ora. Se abbiamo utilizzato il modulo LAN, vi suggerisco di non utilizzare il sistema DHCP, ma essendo un sistema di sicurezza, di assegnare fisicamente l'indirizzo IP. Indicheremo l'indirizzo IP della centrale, la subnet mask, quella la maschera di rete, il gateway che deve essere utilizzato per accedere a internet e anche qui il mio suggerimento è sempre quello di utilizzare il DNS primario e il DNS secondario di Google. Scriviamo le impostazioni e ricordiamoci che se vogliamo che l'app al posto di andare sulla rete GPRS vada sulla rete LAN, torniamo sui servizi cloud e qui cambiamo l'impostazione, non tramite rete GPRS, ma attraverso la linea LAN. Scriviamo le impostazioni e da questo momento la centrale non andrà più col GPRS, ma andrà direttamente con la LAN. Guasti di sistema sono i guasti che vogliamo che vengano messi a off. Vi ricordo che se i guasti sono a on, significa che nel caso in cui avvenga il guasto, l'utente non sarà in grado di inserire il sistema d'allarme. Mettendoli a off, invece, l'utente sarà in grado anche di inserire il sistema d'allarme con questo tipo di guasto. Il suggerimento è quello di gestirli in maniera responsabile, facendo insomma attenzione che ridurre o mettere off tutti questi guasti significa anche rischiare che il sistema non funzioni in maniera corretta.